Cari amici di Foto tra le mani, in compagnia del gruppo di prima e seconda elementare, siamo giunti finalmente alla terza domenica del tempo di Avvento, la domenica della gioia, la domenica della luce. Ma vediamo in maniera particolare perché questa è la domenica della gioia. Pensate, si chiama la domenica Gaudete in latino perché dice la felicità di noi cristiani che attendiamo Gesù. Finalmente Gesù tra due domeniche verrà ad abitare nei nostri cuori, lo incontreremo di nuovo, lo stiamo attendendo e il modo giusto per attenderlo è ascoltare la voce di Giovanni il Battista e lo facciamo in tre fotografie. Voce di uno che grida nel deserto. Ancora una volta questo personaggio ci viene presentato, un personaggio curioso. Pensate, quando voi volete conoscere qualcuno, ad esempio un amico di scuola, che cosa dite? Andate direttamente da lui o chiedete a un altro amico di dire «Ma chi è quello? Lo conosci? Che tipo è?» Fate così di solito, è vero? Quando volete fare amicizia con qualcuno. Lo stesso hanno fatto anche nei confronti di Gesù gli scribi e i farisei. Sono andati da Giovanni il Battista dicendo se fosse davvero lui, ecco, il figlio di Dio, il Messia, il profeta, colui che era atteso. Ma Giovanni il Battista dirà, no, non sono io. Lui avrebbe potuto dire, sì, avete scelto la persona giusta, ma invece no, lui si fa umile perché, ecco la seconda fotografia, lui sta preparando nel deserto la via del Signore. Io spero che anche noi stiamo preparando questa via al Signore. In che modo la stiamo preparando? Un esempio. In che modo tu stai preparando in questo tempo di Avvento a Gesù che viene ad abitare nel tuo cuore? Il presepe. E va bene, con un segno esteriore, come anche le luci messe fuori i nostri balconi, nelle nostre case, segno che la gioia, ok, la gioia viene nella nostra vita. Ma come facciamo a far abitare questa gioia nella nostra vita? Marco, come fai a gioire della presenza di Gesù nella tua vita? Ringraziando, ad esempio, di che cosa? Ringraziando qualcuno. Qualcuno che ti ha fatto del bene, per esempio. Qualcuno che magari ha anche bisogno di te. Ok? In questo caso tu devi aiutare anche qualcun altro, perché la via dal Signore si prepara insieme, lo si fa sempre insieme. E poi il terzo passaggio, la terza fotografia è che il Giovanni Battista non si, ecco, innalza a dire sì, sono io il Messia, ma dirà una cosa molto importante. Colui che viene dopo di me è più grande di me, perché quello che lui faceva era un battesimo di conversione. Ma chi è che ci battezza? Chi è che ci fa entrare in questo cammino nuovo di vita? È Gesù, ok? Non è Giovanni il Battista. Giovanni il Battista ci aiuta a vivere e a incamminarci incontro a Gesù, va bene? Questo è il Vangelo che noi ascolteremo questa domenica e soprattutto lo vogliamo vivere con gioia. E con la luce, e con la luce, come ognuno di voi quando dice Madonna mia, ti vedo davvero felice, splendi di luce. Splendi di luce, l'abbiamo mai sentito dai nostri amici? Sicuramente sì. Allora, l'augurio che noi vi facciamo in questa domenica è di splendere pieni di gioia della luce di Dio che viene ad incontrarci nella grotta di Betlemme. Con questo vi salutiamo e con noi sono stati i bambini di prima e seconda elementare Nicolò, Matteo, Davide, Marco, Yolanda, Esther, Rosy. E poi abbiamo anche la loro educatrice Eliana. E con questo vi salutiamo. Buona domenica della gioia! Ciao! Ciao!